Dico sempre che a prescindere non firmo mai per un pareggio, perché il calcio è uno sport, nello sport non si va in campo per pareggiare o per perdere, si va per vincere, quindi una squadra deve fare di tutto per fare il massimo e per poter raggiungere una vittoria, poi a volte ci si riesce, a volte no. Oggi ci abbiamo provato, l'abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, mettendo in grande difficoltà il Napoli, giocando con coraggio, quella che è sempre stata la nostra prerogativa. Poi nel secondo tempo, la prima cosa che ho detto ai ragazzi fra il primo e il secondo tempo è non tiriamoci indietro, continuiamo a fare la partita, però poi ahimè ci sono anche le altre squadre davanti, oggi l'altra squadra era il Napoli, non potevamo avere una condizione del 100% ovviamente, perché siamo inizio campionato, la gamba è venuta un po' meno, la tensione nervosa di tanti dei miei ragazzi era comprensibile, molti all'esordio in Serie A, quindi un grande spreco di energie, e la qualità del Napoli ha fatto sì che ci siamo abbassati, ma è inevitabile, ci mancherebbe, saremmo stati dei fenomeni per fare 90 minuti così, però ci tengo a dire che ci siamo abbassati sì, ma ci siamo difesi con grandissimo ordine, lo abbiamo fatto molto molto bene. Abbiamo sbagliato nel primo gol, dove c'è stato un errore, poca aggressività, mentre nel secondo è un errore che ci sta nel calcio, un liscio è venuto fuori. Quello è il rammarico, però per il resto ricordo un'altra parata di Bizzarri, ma abbiamo contenuto molto bene una squadra che è molto forte.